sono Mario, dai! Dai, Mario Pagliano! Ehi! Ma che bella, non serpenta stessa dose, non serpenta stessa dose. Mamma tua sei pezzandette, è la mia tu qua morire, è la mia tu... Allora, in una serata del genere non potevano mancare ovviamente delle delizie di dolci e con cioccolate varie eccetera. C'è una signora, le chiediamo da dove viene? Vengo da Cassino. E l'attività dove si trova in particolare? Cervaro. Qual è il nome della pasticceria che in questo momento ha organizzato questo buffet di dolci? La Cervarese. Cosa sta preparando, signora? Una crepe. Proprio fatta in metodo casareccio, naturale, sì. E vediamo che con vera maestria riesce praticamente, sì, ci vuole un pochettino di, ovviamente, di tempo e di mano. La ricetta è una ricetta tradizionale proprio della pasticceria? Latte, latte, uova, farina, cose genuine. Va sì. Va bene, diamo anche uno sguardo al buffet che mi sembra molto ricco di ogni tipo di dolci. Ecco, si possono ammirare varie tipologie di dolci, dolci alle creme, al cioccolato, la cheesecake, ci sono anche i babà farciti, la torta di mele, effettivamente c'è una grande varietà che naturalmente anche dall'aspetto tradisce una qualità veramente incredibile.
e in un'occasione in cui il gusto la fa da padrone, oltre al salato ovviamente, giustamente, si è unito anche il gusto del dolce. Tanti voi un saluto affettuoso, ma permettetemi di rivolgere un caloroso applauso al presidente dell'associazione, perché con abnegazione e con impegno insieme ai suoi collaboratori portano avanti da 6 anni questa meravigliosa manifestazione. E anche un saluto e un grazie allo stand della degustazione per averci fatto assaggiare la particolarità e la peculiarità di questa manifestazione. Andate avanti così, state facendo bene. Aldo, l'amministrazione è vicino a voi, sai qual è il progetto che abbiamo avuto finanziato qualche anno fa, lo stiamo seguendo, credo nei prossimi giorni sarò a Roma per avere un contatto con la direzione ambiente della regione per entrare nel merito del progetto che ha avuto come finanziamento circa 2 milioni e 700 mila euro per la valorizzazione e la protezione del dissesto idrogeologico del Monte Trocchio, per cui potremmo anche in quel frangente poter valorizzare meglio questo nostro bellissimo patrimonio che questa sera, grazie a questa associazione, vedrà la luce. E credo che l'impegno dell'amministrazione è quella di rendere permanente questa progettualità. Grazie a tutto il direttivo, grazie a te Presidente e grazie a tutti quanti voi per la partecipazione. Grazie Sindaco. Fabio, non sei ancora qua sopra, per cortesia devi salire, non ti vergognare. Non ti... periodo dei briganti vive tutta la storia della distruzione di questa terra durante la Seconda Guerra Mondiale e proprio le pizze fritte hanno avuto una storia, dei ricordi, dei racconti che noi stiamo cercando insieme alla dottoressa Iannello di riportare alla luce, sentendo tutte le persone che hanno ora 80-90 anni e che durante il periodo bellico si sono rifugiati sul monte nelle grotte. La cosa che è venuta fuori da tutto questo è che le pizze fritte anche in quel caso la facevano alla grande perché non avevano altra cosa da mangiare, quindi macinavano un po' di grano con i macinini del caffè e poi facevano questa pizza fritta così nella grotta arrangiata, per cui è parte della nostra storia questa pizza fritta. Noi ci abbiamo aggiunto solo la mortadella, la storia se l'è fatta da solo. Bene, allora io adesso passerei la parola, anzi il microfono, a qui presente, a lui la parola e parlerà con il gruppo che sta là sopra attraverso il telefonino e gli dirà accenditi, però si accenderà solo quando voi direte via dopo lo zero. Grazie Aldo. Non nascondo una certa difficoltà perché le scene non mi si addicono particolarmente. Inutile ringraziare Aldo, il ringraziamento al Presidente siete voi, la vostra presenza, il vostro interesse, la vostra passione per il Monte Trocchio. Tengo solo a dire che questa attività, questa di telecomandare l'accensione del castello è nata non dalla gioia, di più dall'amore che abbiamo per queste vestigia, per questa montagna, per tutta la storia che queste pietre hanno da raccontarci. Hanno da raccontarci, sì, grazie per il microfono. Un dettaglio tecnico che mi fa piacere raccontare è che siamo riusciti a telecontrollare un generatore di corrente, un gruppo elettrogeno per gli addetti ai lavori, mediante il telefonino, mediante il cellulare, quindi riusciamo ad accenderlo e a spegnerlo secondo un certo programma. La nostra intenzione è quella, cominciando da stasera, di accenderlo per la settimana prossima, per tutta la settimana. I più attenti di voi, i più appassionati alle serate sotto le stelle avranno già notato qualche prova, sicuramente non sarà sfuggita qualche prova, anche perché Monte Trocchio ingiustamente al buio da 1000 anni troneggia, direi, tutta la vallata del Cassinate di San Germano, per cui è una montagna che non si può non vedere da tutte le parti. Pensate che ci hanno raggiunto telefonate da Sant'Ambrogio il Garigliano, piuttosto che da Rocca Secca, piuttosto che da Sant'Elia e da ogni dove. Per cui è con ancora maggiore orgoglio che
lo illuminiamo con fatica, direi con abnegazione da parte di tutti noi, perché non è solo il telecomando, è il portare su i fari, l'impianto, la benzina e tantissime altre cose che sono indispensabili perché l'attività riesca bene. Un'ultima cosa per non annoiarvi troppo è quella di dire che il castello, così come lo vedrete illuminato di qui a qualche minuto, è stato abbellito, adornato con 30 fari, 30 fari, ciascuno posto in posizione, non dico pericolosa, anzi lo dico, pericolosa se non di più, quindi senza dubbio una sfida nella sfida. Alle vostre spalle e per tutta la serata scorreranno le diapositive di una magica avventura durata 24 ore, lo scorso sabato e domenica, nella quale abbiamo provveduto ad allestire l'illuminazione. A questo punto io, prima di rompere gli indugi e dare vita al nostro amatissimo castello, pregherei il nostro Alessandro di tributare un riconoscimento che è una sciocchezza, ma per chi lo riceve è veramente un gran dono, al presidente Aldo Valente. Vi prego di fare un applauso molto accorato. Che cos'è? È semplicissimo, il nostro amato castello. Quindi, a testimonianza di quanta passione noi mettiamo in questa cosa. Passiamo del quadro, certamente rimedierà a questo inconveniente, ma sicuramente col piacere di farlo, perché il sindaco è stato sempre vicino a questa attività, incoraggiandola e partecipandovi ovviamente. Allora, non posso ancora procedere se non indossando, Alessandro ti prego anche in questo, una maglietta che un po' ci contraddistinguerà, ci distinguerà e ci contraddistinguerà, con la quale ci siamo tutti presi in giro un po' da soli. Eccola qua. Quindi farò questo gesto scaramantico, che è quello di indossare insieme ai miei compagni di ventura questa maglietta. Scusateci un secondo. Siamo ormai alle ultime battute di questa bellissima festa che ci ha riservato moltissime sorprese che vanno dall'antica tradizione della Le ultime battute di questa splendida e meravigliosa festa in questa piazza bellissima che per una serata ci ha riservato tantissime sorprese, dall'antica tradizione delle pizze fritte e mortadella ai vari stand che sono qui presenti e che ci hanno mostrato quelli che sono ancora gli artigianati che nonostante la globalizzazione sopravvivono e portano avanti delle tradizioni millenarie, direi, fino all'ultima sorpresa dell'accensione del castello medievale, dei resti del castello medievale di Monte Trocchio. Naturalmente in una serata del genere l'unica cosa che si può fare per chiudere la serata è ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e hanno donato il loro tempo per la realizzazione di questa magnifica esperienza di una condivisione. Di un'esperienza veramente straordinaria. Non posso qui ricordare tutti coloro che hanno partecipato, ma sicuramente vado a ringraziare i vari gruppi logistici, che sono i gruppi che si sono occupati dell'allestimento della piazza, il gruppo invece delle signore della cucina che hanno realizzato le magnifiche pezze che stasera abbiamo potuto assaggiare e degustare, il gruppo che invece si è occupato dell'illuminazione del castello, quindi è salito su al castello, e il gruppo logistica che ci ha aiutato durante proprio la stessa manifestazione, la realizzazione della manifestazione. Quindi veramente un grosso grazie e doveroso a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione. Sicuramente è una manifestazione che, visto il gradimento per la presenza delle persone, sarà ripetuta l'anno prossimo, e per cui non posso far altro che augurandoci di ritrovarci insieme ancora l'anno prossimo nella stessa piazza. Grazie a tutti e buona serata.
anche da un mondo che ci vede, ma la spento ci vediamo.